Siano lodati Gesù e Maria. Comincia con questa domenica il meraviglioso tempo ordinario, guidati quest'anno dal Vangelo di San Marco, ma in questa seconda domenica introduttoria abbiamo l'episodio fondamentale del Vangelo di San Giovanni, dei primi due discepoli, che fa da eco alla prima lettura, dove abbiamo sentito l'inizio della grande storia con Dio di Samuele, il grande profeta Samuele, uno dei primi grandi personaggi dell'Antico Testamento, un personaggio meraviglioso di cui si dice al termine della prima lettura: Samuele crebbe, il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Veramente, magari succedesse tanta sorte anche a noi. Cosa ci dice la liturgia molto bella di questa domenica? Allora, numero uno, tutti quanti noi siamo chiamati ad avere e ad intessere con il Signore un rapporto personale. Samuele viene chiamato da Dio. Il Signore chiamò Samuele, risponde eccomi. Samuele risponde eccomi. Samuele risponde eccomi. I primi due discepoli, uno era Andrea, l'altro era l'evangelista San Giovanni, adesso vedremo, su invito di San Giovanni Battista, vanno da Gesù e iniziano un rapporto con lui. Gesù gli dice: che cosa cercate? Loro gli dicono: Rabbi, dove abiti? Cosa risponde Gesù? Gesù forse gli spiega dove sta, dice: guardate, io sto qui, tenete presente che se volete venire con me, questo sarà il vostro programma di vita, questo è quello che dovrete fare. No, gli dice, venite e vedrete, cioè ci sarà vita cristiana nella misura in cui intesserete un rapporto personale con me e piano piano, stando con me, camminando con me, imparerete cosa significa vivere con me. Ora, teniamo presente che dentro questa cornice, poi ci torneremo, del rapporto personale con Dio e con Gesù, si inserisce la figura di mediazione. Nella prima lettura Dio chiama Samuele, ma Samuele va da questo Eli a dirgli: mi hai chiamato? Chi era Eli? Eli era il sacerdote di Dio che dimorava presso il tempio dove Samuele stava dormendo. Quindi Dio chiama, ma Samuele si rivolge all'amico di Dio per dire: ma mi ha chiamato veramente nostro Signore? Una volta, due volte, alla terza volta Eli gli dice: guarda che se un'altra volta ancora senti questa chiamata, io ti dico, è lui che ti chiama e tu digli: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E così accade. Anche i primi discepoli di Gesù incontrano Gesù perché? Perché qualcuno li ha indirizzati a lui. Chi è? San Giovanni Battista. In quel tempo Giovanni Battista stava con due dei suoi discepoli. Guardate che bravo San Giovanni Battista, Vede passare Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio, il mio compito è finito, andate da lui. Giovanni aveva detto: lui deve crescere e io diminuire. Cosa significano questi particolari? Significa che il nostro rapporto con Dio è personale, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni da lui, che ce lo indichi e ci insegni a decodificare la sua voce, la sua volontà. Capite perché la vita cristiana si svolge sempre nella Chiesa e non in un rapporto? Allora, ci sono due estremi. C'è chi pensa che i rapporti con Dio se li gestisce in autonomia, in privato, me la vedo io e lui, quindi non c'è nessun aiuto, non c'è nessun mediatore, e questo non va bene. C'è anche l'estremo contrario, cioè chi limita il rapporto con il Signore a tutte quante le forme, come dire, in qualche modo mediate, cioè magari partecipa anche alla vita cristiana, magari partecipa anche ai sacramenti, però se si chiede: ma io nel cuore mio ho un mio rapporto di conoscenza e d'amore con il Signore? Vacilla un po'. Volete sapere una piccola spia da cui questo si capisce? Pensate, ciascuno nel proprio cuore, a quello che fate dopo che avete ricevuto la Santa Comunione. Quando proprio Gesù ce l'avete non davanti, non fuori, ma dentro di voi. Quindi, in base a quello che noi viviamo, quando Gesù ce l'abbiamo nel cuore, quindi al tipo di relazione, se riusciamo ad impostarla che abbiamo, capiamo
se il nostro rapporto personale con lui c'è. Perché, ripeto, fate attenzione, è molto frequente che si, come dire, che ci si trovi in uno di questi due estremi, cioè o chi dice: ah, io ho un rapporto mio con Dio, proprio tutto quanto da dimostrare che ci sia, e dentro questo non c'entra nessuno. E quindi è il famoso slogan Cristo sì e Chiesa no, questo è vecchio di 50-60 anni, d'accordo? Oppure c'è chi, come dire, ha una vita in qualche modo religiosa, ma è tutta quanta mediata dalle forme di mediazione che sono comunque necessarie, capite? Dalle celebrazioni, dalle processioni, oggi purtroppo la nostra bella processione non possiamo farla, che sono tutte tante cose belle e importanti, ma non sostituiscono il nostro rapporto personale con Gesù. Devono esserci tutte e due le cose perché ci sia una buona vita cristiana. Allora, come si capisce che io ho cominciato a camminare appresso al Signore? Ci sono due spie che ci vengono date dalla liturgia di oggi, una dalla seconda lettura e una dalla parte conclusiva del Vangelo. Nella seconda lettura San Paolo affronta il discorso, oggi un pochino delicato, dell'impurità. E dice queste parole, io cito lui, dice: fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. E continua ancora: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? State lontani dall'impurità. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Io vi dico che quando una persona si avvicina autenticamente al Signore, voi sapete che su questa materia il nostro contesto storico-culturale ha preso parecchie le distanze da quello che è l'insegnamento della fede, del Vangelo e della Chiesa. Ma quando una persona si riavvicina al Signore, siccome la volontà di Dio rimane sempre uguale e ciò che è bene rimane sempre bene, ciò che è male rimane sempre male, la prima cosa che comincia a percepire una coscienza, anche se prima non lo sapeva, è una presa di coscienza di tutto ciò che attiene a questa materia, e quindi una progressiva conversione, un progressivo allontanamento da tutto ciò che rappresenta l'impurità. Questa è proprio una delle prime spie che si ha una conversione autentica, un rapporto personale con il Signore autentico. La seconda è la seconda parte del Vangelo. Cosa fa Andrea dopo che ha incontrato Gesù? Lo va a dire a suo fratello. Perché se tu hai incontrato Gesù veramente e vedi che la vita cambia in meglio veramente, non te lo tieni per te, pur senza assumere atteggiamenti fuori luogo, attraverso l'amicizia. San Pietro e lo suo fratello dice: San Pietro, fratello mio, vieni con me, guarda che ho incontrato una cosa bella, se vuoi la possiamo condividere. E poi c'è un'ultima cosa: Andrea porta il fratello da Gesù, e cosa fa Gesù? Gli cambia nome. Altro particolare molto molto importante, il nome per gli ebrei è una cosa importantissima, perché il nome designa la funzione di una persona. Cosa vuol dire che gli cambia nome? Voi sapete che, adesso parliamo un pochino di Sant'Antonio anche, ovviamente, sapete che i religiosi un tempo cambiavano nome? Padre Pio, secondo voi, prima di diventare Padre Pio, si chiamava Padre Pio? Come si chiamava? Francesco Forgione. Ecco, perché cambiare nome? Eccolo, perché dal momento in cui io scelgo una vita di radicale sequela del Signore, io sono un'altra persona. Quindi c'è l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, come dice San Paolo. Prima ero in un modo, adesso sono in un altro. Quindi quando l'incontro con Gesù è autentico, c'è sempre una cesura, un taglio tra un prima e un poi, tra quello che ero e quello che sono, tra quello che ero e quello che sono diventato, seguendo il Signore e stando con Lui. Ora, la figura di Sant'Antonio, sapete che si inserisce benissimo in questa liturgia di questa domenica, perché sapete che Sant'Antonio è il fondatore assoluto del monachesimo, il fondatore del monachesimo, con tutto il rispetto, che è anche uno dei patroni d'Italia, quindi mi raccomando, non è San Benedetto però. San Benedetto ha preso il monachesimo e l'ha portato in Italia e in Europa, ma prima di San Benedetto, pensate, ce ne sono tre grandi, quattro grandi illustri personaggi che sono a fondamento del monachesimo. Il primo è Sant'Antonio. Sant'Antonio è stato il primo che ha cominciato a capire il valore di una vita tutta dedica al silenzio, alla preghiera e al rapporto personale con il Signore. Voi pensate, oggi abbiamo parlato dell'importanza del rapporto personale con Gesù, ma vi rendete conto come campa un monaco? Un monaco non c'ha niente, eh? Dalla mattina sta
Monaco significa da monos in greco, solo, solo con Dio. Voi immaginate se uno non avesse un rapporto con Dio, può campare secondo voi una persona da sola 24 ore al giorno, cioè impazzisce. Quindi o c'hai un rapporto con Dio o diventi matto. Quindi capite che la presenza dei monaci nella chiesa ci ricorda che quello che loro vivono in maniera estrema, radicale, assoluta, è per tutti, quindi un rapporto personale con Dio è possibile. Dopo Sant'Antonio è venuto San Pacomio, sempre tra i padri del deserto, in eterno, perché Sant'Antonio istituì una forma di vita consacrata, monastica, eremitica, quindi molto fondata sulla solitudine. San Pacomio cominciò invece a comprendere l'importanza anche dell'elemento comunitario e quindi con i monaci facenti una maggiormente vita in comune rispetto che non vivere nelle grotte del deserto come erano i discepoli di Sant'Antonio. Poi in Oriente, questi si trovano molti avanti in Egitto questi qui, che succede? Poi il monachesimo è partito verso l'Oriente con l'opera del grandissimo San Basilio Magno e in Occidente con l'opera di Sant'Agostino, i primi monaci sono stati fondati da Sant'Agostino e poi il grande impulso, che è stata una benedizione per tutta l'Europa, è stato con San Benedetto da Norcia, da cui poi sono nate tutte quante le ramificazioni, tra cui i nostri cari padri e amici e fratelli che sono qui sotto di noi all'abbazia di Valvisciolo. Sapete che i cistercensi sono un ramo riformato del grande albero benedettino, no? Dipendenti da San Bernardo da Chiaravalle. Purtroppo quest'anno dobbiamo con sofferenza fare la volontà di Dio che tante belle manifestazioni religiose e anche non religiose collegate alla figura di Sant'Antonio, molto care alla nostra comunità, siamo impossibilitati a viverle. Vivremo comunque almeno un gesto importante al termine della Santa Messa, che è la benedizione dei pani di Sant'Antonio. Voi sapete che ogni anno terminata la processione facciamo questa cosa. Io ricordo sempre, il pane benedetto è un bel sacramentale, quindi cioè, le cose benedette producono benedizioni, benefici reali alla nostra anima, molto meglio delle pasticche ansiolitiche e delle altre cose che girano oggi. Quindi noi dobbiamo fare il pieno di benedizioni e di cose sante per stare spiritualmente e interiormente meglio. Ovviamente, così ve lo dico subito, non ne parliamo dopo, attenzione che questo bisognerebbe farlo sempre, ma il pane benedetto è bene proprio consumarlo fino all'ultima briciola perché è benedetto, capite? Quindi abituandoci col pane benedetto poi impariamo anche l'importanza di benedire e di ringraziare il Signore e di non sprecare, vi raccomando, il cibo. Adesso non è il caso di fare un'altra omelia, però ecco, il cibo che riceviamo dal Signore prendiamolo sempre con gratitudine e facciamo in modo di non sprecarlo, come forma di gratitudine verso la Divina Provvidenza e anche di rispetto verso tanti nostri fratelli e sorelle che purtroppo sono privi del necessario. Siamo lodati Gesù e Maria.